oggi parte questo importante corso di formazione organizzato dall'ASL Bari e dall'unità di fragilità e complessità diretta dal dottor Felice Spaccavento. È un corso rivolto agli operatori dell'emergenza, quindi medici e infermieri del 118 e gli operatori che si occupano di cure palliative e che lavorano negli hospice. Il corso verte sulla formazione, sull'aumento delle conoscenze di determinate procedure molto particolari, che sono quelle che riguardano la gestione della PEG e della cannula tracheostomica. Questo perché? Perché spesso i pazienti che hanno gravi problemi e sono altamente complessi, in caso di emergenza la chiamata del 118 deve trovare gli operatori dell'emergenza pronti anche a risolvere situazioni particolarmente delicate e particolarmente specialistiche. Questo è un percorso che manca un po' dappertutto. La ASL Bari con l'unità di fragilità ha iniziato per prima a fare questo tipo di formazione che coniuga l'emergenza, le cure specialistiche e anche le cure palliative. Quindi è un momento formativo importante, verrà replicato anche nel mese di dicembre per un'altra platea di circa 90 operatori, quindi è un momento formativo di particolare importanza e anche altamente specialistico. Abbiamo questo corso di formazione per i medici del 118 e medici e infermieri e del 118 del pronto soccorso e anche dell'unità di cure palliative, perché io ritengo che la formazione e la clinica devono viaggiare sempre in parallelo. È un corso interessante perché si occupa dei malati che nessuno vuole, quello che, come li descrivo io, cioè malati complessi, malati che chiaramente prettamente sono a domicilio, che vanno assistiti con alta complessità e intensità. È un corso di integrazione, un corso che prevede l'integrazione tra il medico della fragilità e la nostra ASL, è una delle poche in Italia ad avere un'unità che si occupa di questi malati, e i medici dell'emergenza, in modo tale da generare un continuum assistenziale terapeutico per questi malati che chiaramente molto spesso nell'emergenza hanno bisogno. Quindi un confronto tra la nostra unità e i medici e gli infermieri dell'emergenza, ma anche coinvolgendo i medici e gli infermieri delle cure palliative, perché il futuro delle cure palliative non è solo quello delle cure palliative oncologiche, ma è anche il futuro per le cure palliative non oncologiche, che si occupano a 360 gradi di questi malati.